Sì, allora voglio capire cosa. Salve web spettatori di Nano TV, siamo di nuovo al comune di Frattamaggiore, con noi l'assessore alle pari opportunità Rosa Bencivenga, Antonella Giglio, vicepresidente di Confapid e consigliere di Confapi, un protocollo d'intesa siglato qui qualche settimana fa, oggi parte lo sportello amico invece. Ne vogliamo parlare proprio con voi e dopo una battuta anche con Silvana Schioppi, presidente del Borgo Commerciale Frattesi, in rappresentanza dei commercianti e degli imprenditori frattesi. Allora, assessore. Sì, oggi sono felice perché abbiamo fatto questa inaugurazione di questo sportello amico con la Confapi e ci sono già state le prime iscrizioni dopo la dottoressa Antonella Giglio. Sono molto orgogliosa dell'imprenditoria frattese che è attenta e sta rispondendo molto bene. Ci sono già state delle iscrizioni Sì. oggi, vero? Allora, lo sportello amico, parliamone con Antonella Giglio. Allo sportello amico, grazie all'assessore Bencivenga, ci vedrà impegnati all'interno del comune di Frattamaggiore. Avremo uno spazio a disposizione per ricevere le aziende e quegli imprenditori che vorranno presentare le proprie stanze alla Confapi al fine di agevolare la loro presenza sul territorio e migliorare tutti i contesti istituzionali nei quali si trovano. Allora, Assessore, quando sarà aperto questo sportello? In che modo si può Sì. entrare in contatto? E lo sportello sarà aperto il mercoledì, il giorno mercoledì, tutti i mercoledì, dalle ore 10 alle 12, e troveranno gli operatori che li assisteranno in queste 2 ore. Allora, Silvana Schioppi, presidente del Borgo Commerciale Frattese, già l'abbiamo sentita altre volte con Salve. Nano TV, insomma, un'altra opportunità per. Un'altra opportunità che subito abbiamo colto al volo, noi del Consorzio Borgo Commerciale Frattese, in quanto riteniamo che tutto ciò che può essere utilizzato dal Consorzio come volano per migliorare deve essere appunto messo a conoscenza anche delle singole imprese. Quindi noi abbiamo già aderito allo sportello che si è appena aperto e inaugurato, per cercare appunto di informare più dettagliatamente tutte le imprese che fanno parte del consorzio. Io non posso esimermi dal fare una domanda invece in questo momento di crisi. No, lei rappresenta un consorzio che si è costruito l'anno scorso, Quest'anno. quest'anno, glielo scusa, e che ovviamente tenta di trovare delle soluzioni anche a questa forte crisi che colpisce inevitabilmente anche il nostro territorio. Cosa state facendo come Borgo Commerciale Frattesi? Noi come consorzio abbiamo adesso organizzato degli eventi per il Natale che partiranno domenica prossima, domenica 9, poi ci sarà domenica 16, domenica 23, ed anche il giorno dell'Epifania saremo presenti con un'estrazione della lotteria che abbiamo appunto preparato noi del consorzio. Abbiamo chiesto per rivitalizzare il commercio anche la collaborazione dell'amministrazione comunale, Che è presente? che è presente in questa iniziativa. Grazie anche all'intervento di Rosa Bengivenga, che è una persona sempre È disponibile e sensibile. sensibile. Molte sono le attività che stanno chiudendo, ma questo non deve assolutamente farci perdere la voglia di fare, perché c'è tanto da fare ed ogni singolo si deve impegnare perché il commercio ritorni ad essere quello di prima. Frattamaggiore è stata sempre il punto di riferimento. Dobbiamo quindi continuare ad esserlo e offrire sempre servizi migliori. E questa può essere Tra un'opportunità. l'altro, in settimana andremo online con il nostro sito www.borgocommercialefrattese.it, dove tutte le aziende che fanno parte del consorzio avranno la loro pagina. Quindi una Avranno i vetrina loro per tutte le indirizzi, aziende. esatto, i loro indirizzi, potranno inserire le loro offerte. Il sito inoltre si collega direttamente con il sito del Comune di Frattamaggiore per offrire appunto servizi relativi all'esistenza dei parcheggi, dove quindi le persone una volta entrate a Frattamaggiore possono trovare anche Google Map. Quindi il Borgo Commerciale Frattese, insomma, si pone l'obiettivo di rilanciare il commercio locale e insomma, fissare l'importanza di Frattamaggiore come area commerciale nell'area nord di Napoli. A questo sito sicuramente, a questo sito si collegherà anche la nostra Fidelity Card, potranno
pubblicheremo tutte le iniziative, quindi servirà anche come... Fidelity Card, fa una battuta su questa iniziativa? Sì, la Fidelity Card unirà praticamente attraverso un unico circuito tutte le aziende che fanno parte del consorzio. Vantaggi? Vantaggi, le persone del circuito tenderanno a spendere di più a fratta maggiore perché riusciranno a accumulare non premi, regali, ma scontistiche reali sui prodotti che acquistano. Va bene, grazie, vi aspettiamo come sempre su napolinord.it e popsnews.it con i video di Nora TV, grazie. A me mi piace blues e tutte i giorni già cantan, perché sono state zitte un momento mi sfuga. Sono volgare e so che nella vita suonerò, per chi viene complesso e non ne va. A me mi piace lo zucchero che scende in tuo caffè, e con una presa rando se va chi è meglio di me. Venga cazzi me faccio tutto quello che mi va, perché so blues e non voglio cagnare. A voce resto male, a pazienza sopporta, a gente che cammina mi esavio. Senza si fermare, che tu sta cosa rabo perché sa cadere. Hai zona c'è chi non ti fa.